famiglia. E praticamente quando ho fatto l'evento tipo a Bari o a Brindisi mi avete portato questo, che è un bastone per i selfie. E io ho dei problemi con il bastone per i selfie. Partiamo dal principio: quando appena sono usciti io li odiavo, mi facevano schifo. Quando quelli mi si avvicinavano mi facevano: vuoi il bastone per i selfie? Facevano: ah, voglio. Andando avanti con il tempo ho continuato ad odiarli, rifiutando ogni persona che mi dicesse: perché non te lo compri? E dicevo: perché non ci faccio un cazzo. E quando qualcuno mi diceva: ho comprato il bastone per i selfie, io gli dicevo: dimmi il tuo nome di Facebook così ti rimuovo dagli amici. Per andare avanti nel tempo ho continuato ad odiarlo e mi sono detta a me: io non comprerò mai quella cosa. Siti di collaborazioni volevano inviarmelo, aziende volevano inviarmelo, ho sempre rifiutato tutto perché io non voglio comprarlo. Sono sempre stata alla larga, quando vedo qualcosa e mi allontanavo, finché non me l'avete regalato voi. Ho detto: oh cazzo, adesso veramente ci devo avere a che fare. Ho cercato di evitarti come la morte ed eccoti qui. Ma visto che io sono all'avanguardia, voglio provare questo bastone dei selfie per capire cosa provate per usarlo. Magari tutti i miei pregiudizi sono sempre stati sbagliati, chi lo sa, lo scopriremo adesso. Prima di tutto infiliamoci il telefono. Dov'è il mio telefono? Sono stata derubata. Ci sono i ladri di telefono in questo... ah no, ecco. Mi si è macchiata la cover con la penna. Mai mettersi la penna senza tappo e il telefono nella stessa tasca, ragazzi. Vabbè, allora praticamente voi inserite il vostro telefono. Oh cazzo, mi si è staccato. Ma guarda, già mi si è rotto, vi giuro non l'ho rotto io. Dai, bastone per i selfie, ok che te odio, però su così mi fai odiare ancora di più. Fissato saldamente, saldo, molto saldo. Però non sardo, perché qua ci sono i siciliani che si offendono. Vabbè, devo infilarlo qua. Ma non si infila. Ah, cioè, voi potete anche allungarlo, ok. Oddio, primo step completato. Agganciare il bastone. Adesso allungare il bastone. Oh mio Dio. Ma non entra neanche nella inquadratura. Sembra tipo un microfono. Dedico questa canzone a tutti quelli che mi seguono a casa. Un aspirapolvere. Mi ci potete praticamente grattare la schiena. Ah, comprerei un iPhone solo per fare questo. Sistema frangetta. Parasole, tipo, oddio, c'è sto sole, guarda che... ah, grazie. Molto meglio. Afferra cose. Oh cazzo. Però qui sta accadendo, Mi sa che si è storto. Ah sì, eccolo. Dai, vieni qua. Ragazzi, basta cazzeggiare. Dobbiamo utilizzare questo bastone per i selfie. Cioè, nel senso, io come dovrei? Dovrei utilizzare così il mio telefono. A parte che mi si sta rigirando, mi sembra che devo andare a pesca. Dai, guarda, mi si rigira. Come faccio a impostare le cose? E mi si rigira. Vabbè. Questo bastone per i selfie sta complottando contro di me. Guarda, l'ho rigirato, ma che come si usa? Quindi io praticamente dovrei aprire la fotocamera, no? Però mi dovrei fare il selfie. Ma come faccio a schiacciare se è laggiù? Io dovrei fare tipo così. E c'è Rio. Ok, però adesso c'è la foto di io così. Cioè, non ha senso. Quindi dovrei mettere l'autoscatto. Mi fa troppo ridere parlare con sto coso in mano. Tipo, ehi raga, bella. No, dico, io dovrei fare tipo che io metto l'autoscatto, poi mi devo mettere di corsa in posa. Va bene, proviamoci. Allora, prima di tutto questo me lo metto in spalla. Vai, famo 3 secondi. Però vedi, 3 secondi sono pochi alla fine. Cioè, se devo uscire bene in foto, devo prepararmi un attimo la posa. Vabbè, che ho il selfie pronto. Foto? Ehi, scusa, la foto. Posso una foto? Così. E io adesso clicco. Oddio, vedete? Perché me ne ha fatte 1000? Vediamo come sono uscite. C'è da lavorarci un po', però sì, dai. Sì, però che sbatti tutto questo per cosa? Cioè, non so quanto ci ho messo per capire come si usa sta affare. Secondo me servirebbe tipo un prolungamento di dito per schiacciare. Ma restringiamolo. Però vedi, puoi fare anche i mini selfie così. Beh, questo bastone per i selfie non è utile a un cazzo, va bene? Va bene, quindi basta con questi bastoni per i selfie. Non servono a niente, ecco, per schiaffeggiare la gente servono. Quindi basta, come si leva? Telefono, scusami se ti ho fatto vivere un'esperienza così traumatica. Quante ne ha viste questo telefono? Se tu bastone per i selfie, ti odio. Ti odio, ti odio. Ah, vedete, ve lo potete mettere pure come braccialetto. Wow, ma cos'è, Chanel? No, bastone per i selfie. Che poi veramente, poi ti vengono le foto tutte così, con sto bastone in mezzo. Cioè, alla fine, ragazzi, dai, su. Abbiamo le braccia. Usiamole, non facciamoci aiutare da questi bracci meccanici che ogni giorno attentano la nostra vita. E vabbè, niente, io spero che con questo video vi abbia fatto riflettere sul cosa non comprare. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.